Il Matera dilaga al Gobbato di Pomigliano. 4 reti, tutte nella ripresa, la dicono lunga sulla qualità e sulla filosofia calcistica di Mister Favarin. La prima frazione di gioco non ha riservato molte emozioni. Un Pomigliano ben messo in campo bloccava il Matera, che non riusciva a tessere le proprie trame di gioco, sia sulle fasce laterali che centralmente. Il primo sussulto è dei campani. Dopo 3 minuti si rendevano pericolosi in area di rigore e solo la prontezza di riflessi del portiere bianco evitava il gol, respingendo la palla con i piedi. Il Matera prova a reagire. Al 7° minuto è Ricciardo a colpire di testa, mandando fuori. Cruciani al 10° trova lo spazio per il tiro dalla distanza. La conclusione termina di poco al lato. Al 36esimo, la prima azione del Matera che poteva regalare la rete vede ancora una volta Ricciardo, che al limite dell'area piccola trova lo spazio per girarsi, ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Con le immagini siamo alla ripresa. Dal primo minuto fa il suo ingresso in campo il neoacquisto di Gennaro, arrivato al Matera in settimana, e il suo peso in avanti si fa sentire. Il gol del vantaggio materano arriva subito, al 5°, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Caputo. Marinucci insacca di testa. Il resto della gara è un continuo forcing del Matera, che raddoppia con Caputo al 34esimo, proprio su passaggio di Di Gennaro. Ma non basta, gli uomini di Favarin hanno ancora benzina nelle gambe, tanto da portarsi sul 3-0 al 37esimo minuto. 1-2 con Oliveira e Caputo entra in area per mettere dentro la palla che archivia la gara a 8 minuti dal termine. Ma Caputo vuole onorare l'ingresso in campo di Di Gennaro e a tempo praticamente scaduto gli serve sul piatto la palla del 4-0. Con un Matera così ora si può cominciare a sognare. Dopo 3 gare la formazione è in testa alla classifica a punteggio pieno assieme al Monopoli. No, dicevo ora ai ragazzi dello spogliatoio che abbiamo vinto una partita difficile contro un'ottima squadra e questo risultato vale tanto, perché insomma in questo momento forse il Pomigliano è una delle squadre più in forma. Primo tempo abbiamo avuto un po' di difficoltà anche per merito appunto di loro. Poi una volta sbloccata la partita siamo riusciti a mettere la qualità che forse in quel momento un pochino era venuta meno, però sono partite queste difficili dove possiamo vincerla in qualsiasi momento, ci vuole pazienza, aspettare il momento giusto, e poi è un grande merito di questi giocatori, insomma stanno facendo un inizio di campionato veramente strepitoso. Diamo intanto uno sguardo al quadro completo dei risultati della terza giornata nel girone H della Serie D. A Trani, Battipagliese batte Trani 2-0, Francavilla e Potenza 2-2, Grottaglie e Bisceglie 2-2, Ischia batte Puteolana 4-0, Monopoli Campania 3-1, a Nardò Brindisi batte Nardò 2-0, a Pomigliano Matera batte Pomigliano 4-0, Gladiator Sant'Antonio abate 2-0, a Taranto Foggia batte Taranto 2-1. Dopo 3 giornate la classifica è la seguente: a 9 punti in testa la coppia Matera-Monopoli, a 7 punti Francavilla e Gladiator, a 6 Ischia, Battipagliese e Pomigliano, a 5 punti Bisceglie e Brindisi, Foggia e Campania sono a 4, Taranto e Puteolana a 3 punti, 1 punto per Potenza e Grottaglie, a 0 punti Nardò, Trani e Sant'Antonio Abate. Archiviata la pratica Pomigliano, il Matera pensa ora al Monopoli, altra capolista del girone, che arriverà a Matera il 21 settembre, domenica prossima. Ora tutte le squadre sono difficili, per noi è chiaro che è importante continuare la serie positiva, chiaramente troveremo una squadra anche lì come oggi in ottime condizioni, dobbiamo prepararci bene, goderci questa vittoria fino a domani, poi da domani penseremo al Monopoli.